Davide Sannazzaro, buongiorno. Fortemente voluto dal nuovo staff di lavoro di questa mostra, che vede a capo Marco Pautasso, che vede Maria Giulia Brizio, che vede Paola Galletto e molti altri che da sempre sono grandi e importanti nel panorama dei libri e della Fiera del Libro di Torino. A me sono stati chiesti fondamentalmente due cose: di non essere geloso e che quindi la mostra non fosse solo più Cavalier Maggiore ma fosse una mostra di territorio, e noi abbiamo assolutamente detto di sì, quindi ci saranno degli appuntamenti anche a Marene, a Racconigi, a Savigliano e nel carcere di Saluzzo. Oltre a questo abbiamo voluto cambiargli nome per dargli più importanza e farla sentire più di territorio. Questo è stato il grande salto che in fondo volevamo fare da tanto tempo, che mi chiedevano i giovani. Io ho una proloco di 21 anni d'età che ci sta dando una grande mano, che mi chiedevano i giovani della nostra città e la biblioteca della nostra città. Quindi siamo andati dietro a quello che era un po' il volere di tutti e provando a mirare più in alto. Biblioteca, ricordiamo, dedicata a Nuto Revelli. Sì, Nuto Revelli, aperta 7 giorni su 7, e tra l'altro abbiamo vinto, notizia di 2 giorni fa, il bando Città che legge, arrivando primi in Italia, quindi siamo molto orgogliosi di questo. E che cosa significa questa cosa, Città che legge? In base a che cosa vi è stato assegnato questo riconoscimento? Allora, fondamentalmente per entrare è un riconoscimento del Ministero, e per diventare Città che legge devi avere determinati requisiti. Sicuramente avere una città aperta 7 giorni su 7, che fa moltissimi prestiti, che è aperta anche il martedì sera, domenica mattina, sabato pomeriggio. Sicuramente avere una mostra del libro che ha 26 anni di storia, un'attenzione nelle scuole. Il comune da quest'anno ha dato maggiori ore alla bibliotecaria perché faccia delle letture nelle scuole. Il fatto di aver rifatto una piccola biblioteca delle scuole elementari, e soprattutto di aver progetto, noi abbiamo in progetto che verrà realizzata entro 2 anni, una nuova biblioteca molto più grande, con un'operazione di riqualificazione di un'intera area che costerà 1.300.000 euro, a cui siamo totalmente coperti economicamente e a cui siamo arrivati grazie a un progetto partecipato con chi fa parte della biblioteca in questo momento, quindi partendo da zero sul fondo bianco e facendolo insieme. Tutti questi requisiti ci hanno dato il valore di Città che legge. A quel punto abbiamo presentato un bando al Ministero dedicato alle città fra 5.000 e 15.000 abitanti, dando un po' queste priorità e raccontando quello che volevamo fare. Fondamentalmente questa cosa è stata apprezzata e quindi siamo arrivati primi in Italia in questo bando. E questo è importante, perché non si parla solamente di un festival, come usa dire adesso, dedicato agli autori, ai libri, alle letture, e non è semplicemente un riempire un calendario di 2 o 3 giorni o quanti sono, ma dalle parole di Davide Sannazzaro si intende che c'è un humus che è stato seminato da diversi anni, da 26 anni, e quindi anche il premio, il riconoscimento della Città che legge, credo che caschi veramente nel momento giusto. E adesso andiamo a scoprire il Festival dell'editoria piemontese. Ecco, tra l'altro un sito tutto nuovo, molto interessante, molto agile, semplice, per capire, comprendere, attraversare tutti quanti gli appuntamenti e andarseli a puntare in agenda. Sì, infatti, potete andare sul sito nuovo, tutto nuovo, fatto dalla ditta Imperfect, molto, veramente molto bello. Ma intanto la fiera inizia già lunedì per le scuole, e nelle scuole di, come ho già detto, dei paesi prima citati, arriveranno Gazzaniga, arriverà Somà, arriveranno tanti altri scrittori, Shanna, Daniele Cassioli, arriveranno molti scrittori per gli studenti, quindi
sarà un momento molto bello per le nostre scuole, a cui abbiamo regalato più di 400 libri, quindi abbiamo fatto anche una scelta economica di regalare dei libri, quindi andando anche dagli sponsor privati e dalle fondazioni, raccontando che avremmo portato la lettura, la promozione della lettura veramente in mezzo ai nostri ragazzi, e gli avremmo regalato dei libri da leggere che poi sarebbero rimasti nelle loro mani, che secondo me è una roba molto bella questa. Il programma invece parte giovedì sera ci sarà Daniele Cassioli a Marene, venerdì ci sarà Irene Soave a Palazzo Taffini alle ore 18 che presenta il suo primo libro, Galateo per ragazze da marito. Sabato parte veramente la fiera a Cavaler Maggiore con gli editori sotto l'ala comunale. Tra l'altro ci sono tantissime novità quest'anno, quindi vale la pena venire a vedere, perché è cambiato un po' il panorama degli editori presenti, con alcuni storici che sono rimasti accanto a noi e molti nuovi che ci hanno dato fiducia, e questo è di nuovo una cosa molto bella. Sabato mattina ci sono dei laboratori anche lì per bambini, sabato pomeriggio c'è Jack Tessaro, c'è Andrea Vitali, c'è Benedetta Parodi e ci sono degli autori locali, Baravalle, Racca e anche... Ricordiamo, Racca è stato sindaco per diversi anni, ha scritto un nuovo libro, speriamo anche di raccontarlo, perché attraverso questo nuovo libro racconta di uno spaccato di storia di Cavaler Maggiore, che sì, è storia locale, ma nelle storie locali c'è sempre comunque da apprendere, da curiosare, e quindi diventa un patrimonio di tutti. Gli appuntamenti sono tanti alla fiera dell'editoria piemontese di Cavaler Maggiore, in questa nuova organizzazione, in questa nuova realtà, e credo che sia un grande appuntamento che attirerà un grande pubblico, non solamente, e questo lo ribadiamo ogni volta quando raccontiamo i festival, non solamente per i grandi nomi già citati, peraltro Andrea Vitali, che è sicuramente uno dei nomi di punta di questo appuntamento di Cavaler Maggiore, ma anche per tutti gli altri cosiddetti minori, perché conoscere gli scrittori cosiddetti minori, sconosciuti, è a volte scoprire un mondo, e loro hanno bisogno di farsi conoscere. Sì, la domenica tra l'altro è molto bella, anche perché al mattino c'è un libro che sono già andato a comprarmi e che sto cominciando a leggere, che c'è Andrea Mastrolongo con Alla fonte delle parole, 99 etimologie che ci parlano di noi, quindi la Mastrolongo sappiamo che è di altissimo livello e sarà sicuramente una bellissima occasione per i nostri cittadini. Al pomeriggio c'è Maurizio Molinari, il direttore della Stampa, che anche lui è uscito con un libro più sulla realtà storica che stiamo vivendo. Al pomeriggio c'è Ernesto Ferrero, che è con Francesco Il Sultano, che dialoga con, mi onoro di averlo come cugino, a Domenico Agasso, che è il direttore di Vatican Insider della Stampa. Poi c'è Ugo Revello, famoso per i suoi detti piemontesi, col suo nuovo libro. E poi c'è il nuovo libro I detti non più detti, no? Se non ricordo male, cioè i detti che vanno scomparendo. Sì, a Vabin Parei, detti che fra un po' non saranno più detti, e su Bambin Ciapà. Quindi questo momento sarà dedicato a Davide da Milano, che è scomparso prematuramente, un grande nostro amico, un grande esperto di piemontese, che è sempre stato un amico della mostra del libro di Cavaler Maggiore, quindi un grande momento. E poi tutto si conclude domenica sera fondamentalmente con quello che è il vero tema della mostra. Quest'anno la mostra non ha un tema, ma ha adottato un libro. Il libro è Come una notte un viaggiatore di Calvino, e quindi ci sarà un incontro su questo libro con un dialogo fra Ernesto Ferrero e Paolo Di Paolo. Paolo Di Paolo tra l'altro si ferma con noi anche la sera in biblioteca, presenterà il suo ultimo libro Lontano dagli occhi. Anche su questo libro hanno lavorato anche i detenuti della casa di reclusione di Saluzzo e le classi quinte del Denina di Saluzzo, che faranno un incontro con l'Auggero poi più avanti all'interno del carcere. Il tutto finisce lunedì sera con un reading di Geda al Salone Soms di Racconigi. Quindi tanti appuntamenti, un buon momento per aprire le menti, io penso sempre, quando penso alla mostra del libro. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo, Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto, la porta è meglio chiuderla, di là c'è sempre la televisione accesa, dillo subito agli altri, no, non voglio vedere la televisione.
E così continua, questo è l'inizio del libro Se una notte d'inverno un viaggiatore. Se Italo Calvino avesse scritto questo libro più recentemente avrebbe aggiunto anche il telefono, mettilo da parte, e così via. Ecco, il protagonista della fiera dell'editoria piemontese è proprio questo libro, che quest'anno bisogna sottolinearlo per la particolarità della storia, Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è anche la home page del vostro sito, sì. Fiera dell'editoria piemontese, anzi Fiera piemontese dell'editoria. Ecco, questo sì, è importante. Davide Sannazzaro, la nostra solita domanda a chiudere le conversazioni è, come sempre, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ah, come le ho detto, sto cominciando a leggere quello della Mastrolongo, perché io sono molto affascinato dall'etimologia delle parole, mi è sempre piaciuta molto, mi è sempre piaciuto vederne le sfumature, e quindi niente, sono affascinato e comincio proprio oggi pomeriggio, perché prima vado a Govone, a Magico Paese di Natale, dove anche lì abbiamo creato una collaborazione. Jack Tessaro oggi sarà a Govone, a Magico Paese di Natale, la prossima settimana sarà da noi. Due territori diversi che provano a costruire insieme, e poi quando torno a casa mi vestirò, chiuderò la porta e proverò a leggere in tranquillità. Grazie davvero Davide Sannazzaro, e buon lavoro con la Fiera dell'Editoria Piemontese. Buona giornata. Grazie.